Provo tutti i nuovi trick segreti del 2023 su Stumble Guys. Partiamo subito con il primo trick. E what the fuck, raga, è passato letteralmente in mezzo al muro. Io sti trick non so mai come cacchio riescono a farli, ma è incredibile che mettendo la banana sotto nella block dash riesce a fare qualsiasi cosa in pratica. Ovviamente noi proviamo a farli, ma non siamo sicuri al 100% di riuscirci. Quindi se vedete che siamo un po' scarsi è normale. Attenzione, mega salvataggio. Ma che cacchio era sta roba? Commentate qua sotto nei commenti se anche voi siete in grado di fare questa cosa, perché sinceramente anche se foste in grado io non ci crederei. Qua invece abbiamo il miglior salvataggio del mondo in block dash. Attenzione, casca, becca l'angolino e riesce a salvarsi. What the fuck. E questa skill qua invece la so fare, questo è fattibile. Attenzione, Sam nella block dash prende il blocco, lo prende un'altra volta. What the fuck, cos'era sta roba nella mia vita? E passa pure lui in mezzo ai blocchi, ragazzi. Siamo tutti dei fantasmi nel 2023. L'unica cosa che possiamo fare è vedere e provare, signori, perché non si sa mai, magari in una realtà sconosciuta molto ma molto lontana da questa, fidatevi, noi potremmo anche riuscire a fare uno singolo di questi trick. Attenzione, ci andiamo. Oh my god, ha funzionato, signori, il primo trick è vero. Non so come cacchio dirvelo, raga, ma funziona sul serio sta cosa. Adesso la cosa molto divertente sarebbe riuscirlo a provare quando arrivano i muri alti ben 3 blocchi. Attenzione, la situazione inizia a farsi parecchio difficile. Proviamo a fare la skill, l'altra skill, l'altra skill. Oh my god, no 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 no, non era proprio questa che volevo fare. Attenzione, proviamo il salvataggio, quello che ho visto prima, e non so come mi è riuscito, raga. What the fuck, possiamo riuscirci in qualche modo, signori. Attenzione, arrivano i blocchi da 3, lanciamo no, non il calcio, volevo lanciare la banana, mannaggia a me. Attenzione, altro blocco parecchio cattivo, ma noi non ce ne frega niente perché abbiamo la bananita, che però stavolta non ci salva, raga. Ogni tanto funziona, ogni tanto no. Adesso è arrivato il blocco da 3, signori, quello che temiamo davvero. No, what the fuck, aveva quasi funzionato, aveva quasi funzionato, raga. Io non lo so, ogni tanto funzionano e ogni tanto no. Questi trick sinceramente non sono una scammata, ma funzionano più o meno, diciamo. Secondo trick, over and under banana trick. Attenzione, vediamo un attimo, ha messo la banana lì e what, raga, da quando si può fare questa cosa? La banana è immortale, raga, guardate cosa cacchio ci permette di fare. È una cosa OP letteralmente in ogni singolo posto della over and under. Sto ragazzo riesce a fare dei salti mega astronomici che tra poco finisce. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma neanche Neil Armstrong. Da quando hanno aggiunto la banana mi sono sempre chiesto se questo trick effettivamente era fattibile, perciò adesso è arrivato il momento di svelare questa cosa. Prima cosa, mettiamo la banana subito qua e vediamo se ci dà un qualche potere incredibile per riuscire ad arrivare dall'altro lato. E no, ragazzi, qua non funziona. Ma è giusto, perché d'altro canto la banana lui l'aveva piazzata esattamente qui nel TikTok. Quindi ci andiamo contro molto piano. E no, ragazzi, non dobbiamo correre. Da quello che ho capito dobbiamo andare piano, 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 piano. Ma porca trota, non funziona. Ci riprovo un'altra volta, dopodiché mi arrendo, signori. Non è fattibile sta roba, come faccio? Ragazzi, vi giuro che sto letteralmente sclerando. Posizioniamo la bananita qua, vediamo se almeno qua è fattibile. Andiamo piano, 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 piano. No, ragazzi, non è, no, dai. Perché non funziona solamente a me? Cosa è successo? Sto sfiga io? Non lo so. Dai, piazziamolo un'altra volta, voglio vedere. In diretta lo facciamo proprio. Piazziamo la bananita qua, ci andiamo contro e mi fa cadere, non mi sbalza da nessuna parte. Ci proviamo un'altra volta perché sono letteralmente disperato, raga. No, no, non va, non va, non va, non va, non va, non va. Terzo trick, questo è nell'Ice Gate. Vediamo un attimo, attenzione, va sul primo. Intanto iniziamo già male. Signori, what the fuck. Sta skill è letteralmente la cosa più assurda del mondo, ma dopo riesce anche a salvarsi continuando a sbattere sul palo che gira. Cosa stiamo parlando? Finalmente un trick che possiamo riuscire a fare. No, stavo scherzando. Sapete, forse stavo scherzando. Non riusciremo a fare nemmeno questo al 100%, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Sinceramente non penso mai che riusciremo a fare questo trick. Ma attenzione, perché sono sicuro che in qualche modo potremmo riuscire sinceramente a salire su quel maledetto coso. Ci ho provato svariatissime volte e non ci sono mai riuscito. Però attenzione, sì, volevo dire, salto mega incredibile. Attenzione, funziona, signori. Uno l'abbiamo preso, però non abbiamo preso l'altro, l'abbiamo missato. Ma ce la possiamo fare comunque, credo in me stesso. Dunque, io so che è fattibile, dai. Ah, dopo 2 ore ce l'ho fatta di nuovo. Attenzione, un pochino buggata, ma ce l'abbiamo fatta comunque. Attenzione, andiamo pure sul secondo, che è buggato di nuovo. Ed è finito il tempo della partita, dai, ma ce l'avevo fatta. Consideriamo come se questo trick fosse fattibile. Ma non è finita qua, perché come vedete dal TikTok dobbiamo roteare su sti maledetti pali rosa. Ce la posso fare nella mia Cristo santo di vita. Attenzione, un salto dietro l'altro. E più o meno sì, non esattamente come l'ha fatto lui, però sì, ce la possiamo fare.
in un'altra vita dove nasco pro player. Attenzione, mega salto! Ma non ci riusciamo a salvare! Questi pali non servono a nulla! Non è vero che servono per i trick! È un suicidio di massa andare contro sti co... sì, però siamo comunque riusciti a salvarci. Va bene questa cosa, non devo ammetterlo. Ma un vero pro player che si rispetti fa anche il trick qua, signori. Dobbiamo solamente cercare di andare sui cosi che abbiamo letteralmente skippato tutti. Ma va bene, la consideriamo comunque come una vittoria, perché il trick direi che funziona. Finalmente un trick che possiamo riuscire a fare. No, stavo scherzando. Sapete, forse stavo scherzando. Non riusciremo a fare nemmeno questo al 100%. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? E questi trick delle banane, raga, è inutile che ve lo dico. Non vanno, secondo me. È decisamente fake anche questo TikTok. Ma lo dobbiamo un attimo vedere, signori. Attenzione, saltiamo il primo, saltiamo il secondo. Andiamo a vedere se buttando la banana esattamente lì abbiamo una mira incredibile. Ce la possiamo fare. No, stavo dicendo, vediamo se buttando una banana esattamente lì magari funziona. Ci andiamo sopra. No, no, raga, non funziona. È inutile, non c'è poco da fare. La posso lanciare anche qua volendo, ma come vedete in ogni caso non funzionerà mai. A meno che non ci andiamo proprio pianissimo. No, non va. È letteralmente una scammata. Non credete mai a sti TikTok schifose che vi fanno vedere che funziona, ma in realtà non funziona. Ma raga, ma che schifezza, ma sul serio. Detto ciò, vi ricordo una cosa: di iscrivervi tutti quanti al canale in questo esatto momento, perché il 70% delle persone che guarda i miei video non sono iscritti al canale. Tra l'altro, tra poco possiamo anche usare le hack, ma quello lo vedremo più tardi nel video. Quindi mi raccomando, guardatelo anche fino alla fine. Tile full correct tile, altro trick. No, no. Raga, questa è fortuna. Questa è fortuna al 100%. Adesso voglio provarci io e vediamo se avrò la stessa fortuna. Ma non penso proprio. Mi chiamavano il mago della tile full, modestamente, signori. Guardate, attenzione, lui ha detto che si fa così. Basta che saltiamo qua. Sì, let's go. Saltiamo anche... qualche piccolo problema, ma secondo me da questo lato funziona. Attenzione, un sa... No. Evidentemente c'è qualche piccolo problema, ma forse se noi andiamo ad attivare le hack potrebbe essere che magari vediamo qualcosa di più, ragazzi. What the fuck? Benvenuti nel vero ed unico modo per vincere sempre nella Tile Fall, ragazzi, usando le hack, lo sappiamo tutti quanti. E se volete sapere come si scaricano queste hack, non lo so nemmeno io, le ho trovate proprio casualmente sul mio computer, non mi bannate per favore da Stumble Guys, grazie. Sta di fatto che comunque il trick funziona, ma con le hack. Questo trick è davvero molto difficile da fare. Prende la roccia, va all'interno del flusso d'aria, ma non è finita qua, perché va a sbattere pure quella specie di cratere. Fate le robe che non sto capendo nulla, raga. Non si ferma mai. Guardate che uomo. Guardate con quanta aggressività va verso il traguardo. Non ci riusciremo mai, questo è sicuro. Attenzione, il salto è incredibile. E raga, anche questo trick non funziona. Non funziona decisamente, dai. Non è fattibile che faccia un singolo salto e continuando a spammare io mi faccio tutta la space race. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se a voi funziona sta cosa. Ma attenzione, facciamo un salto mega incredibile. 3, 2, sì, mega incredibile per i nabbi magari. Attenzione, seconda parte del trick. Funziona. Un pochino funziona. Comunque spammando effettivamente si può andare avanti. Ma qui arriva la parte impossibile, raga. Cioè, mi dispiace, io sono limitato, non sono molto forte su questo gioco. Ma dammi, non è fattibile sta roba. Ci riproviamo pure quante volte volete. Non si può continuare a scivolare per tutto il tempo sperando in qualche modo di riuscire a non cadere in basso. Raga, sta roba la possono fare solamente con qualche effetto di Photoshop. Che cacchio ne so, non è fattibile. Ma attenzione invece al best, signori. Il best selvatico che ce la può fare. Attenzione, ce la stiamo facendo in qualche modo. Andiamo di qua, abbiamo fatto la skill mega incredibile e lui si andava a qualificare qua. Peccato che da noi la qualificazione stia dall'altra parte. Però va bene, dettagli. Comunque direi che anche questo trick è fattibile, ma solamente a metà. Quindi non festeggiamo troppo, perché sinceramente non ve lo consiglio da usare. Ma ci andiamo a qualificare, let's go. Siamo di nuovo nell'ICE. Attenzione, qua robe già viste, no? Classiconi, inizia a saltare come un pazzo, come un mulo volante. Wow, ok, attenzione, fai il trick quello di saltare la montagnetta, che ripeto, io ci ho già provato tante volte, non è fattibile. Dunque, io odio dal cuore tutti quanti i trick in Ice Age, quindi per favore finiamola alla svelta questo qua che non è fattibile, tanto lo sappiamo tutti. Abbiamo failato praticamente tutti quanti i trick del 2023 quest'oggi, perché sono infattibili, sono troppo moderni. Ma questo qua della montagna lo sappiamo tutti, raga, non funziona, ci ho provato 3000 volte, dai. A meno che non abbiamo proprio le hack mega potenti. Quel TikTok lì era fake per forza. Attenzione, facciamo un salto.
No, raga, non è fattibile, scusatemi. Ci ho provato diverse volte in vita mia, non è la prima volta, non è nuovissimo del 2023 in realtà sto trick, ma raga, climbare questa montagna è la cosa più difficile del mondo. Non so esattamente quale potrebbe essere l'utilità di questo trick, ma ci proviamo comunque. Abbiamo l'emote inserita, quella della dub, e basta che andiamo qua sopra, volevo dire là sopra in teoria, per poter prendere il super sbalzo e andarcene sopra al traguardo. Se solamente funzionasse, però mi farebbe un piccolo piacere, grazie. Devo andare sopra al traguardo, Stumble Guys. Mi ci fai andare, per favore, in qualche modo? Attenzione, mega salto, non funziona mai nella vita. Ci riproviamo un'altra volta. Non funziona mai nella vita, mi sto incazzando abbastanza, giusto leggermente. Ci riproviamo l'ultima volta, dai! No, raga, questo trick non è fattibile. Mito sfatato, anche questo trick è detto realmente falso. Lo Stumble Hit Climb, signori, questo qua... No, non è fattibile. Non è fattibile che se ci mettiamo sugli spungioni ci sbalza così tanto in alto. Se ci riesco vuol dire che ho corrotto qualcuno. Non c'è una singola possibilità che questa cosa funzioni, raga. Non ce n'è una, fidatevi. Io adesso ci provo, perché comunque gli esperimenti della scienza dobbiamo sfatarli. Siamo Einstein oggi in pratica. Ma non penso proprio che vada. Attenzione, stiamo qua, facciamo Raga, what the fuck? In qualche modo ci stavamo riuscendo al primo colpo. Saltiamo adesso e no, devo prendere un attimo il timing giusto, giustamente. Siamo esattamente ora, no, raga, ce l'avamo quasi. Attenzione, il timing forse possiamo prenderlo. 3, 2, 1, saltiamo. No, devo saltare proprio mentre va su sto coso. E non è fattibile, non è fattibilissimo, però effettivamente un bello sbalzo ce lo dà. Attenzione, ce l'ho quasi fatto, no, no, no. Eravamo, raga. Ero lì, ero in paradiso. Mi vedevo già che volavo nella valle dei pro player, con Dio che mi stringeva la mano e mi diceva complimenti per quello che hai fatto, perché sei stato davvero un eroe internazionale. A parte le cagate che dico puntualmente ogni volta, raga, no, questo trick mi sembra proprio infattibile, sinceramente. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se a voi questi trick e track funzionano. Mi raccomando, lasciate una bella iscrizione al canale se ancora non siete iscritti, perché non vi costa nulla e a me fate un grandissimo favore, anche per supportarmi ogni giorno con sempre tutti quanti i nuovi video. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella, raga.